тут меня тут. А я! In un piccolo villaggio vicino a Vidka, un uomo litiga con l'anziana madre. La battaglia si sta avvicinando, ma lei non vuole essere evacuata. La guerra in Ucraina è in stallo ormai da mesi, ma provoca ancora ogni giorno lutti e devastazioni. Qui siamo a Kharkiv, obiettivo la scorsa notte di pesanti bombardamenti, con danni ad abitazioni e negozi. La contraerea di Kiev parla di un missile e 24 droni nemici neutralizzati. 11 puntavano la regione di Leopoli, nell'ovest, dove 5 comunque sono andati a segno. Con l'inverno alle porte, accusa l'Ucraina, i russi mirano agli impianti della distribuzione di energia per lasciare la gente al freddo. La Russia sta perdendo il controllo del Mar Nero, annuncia intanto trionfale il presidente Zelensky. Oleksiy Arestovyk, il suo popolare ex consigliere, annuncia invece la sua candidatura alle prossime presidenziali e dice sì a lasciare a Mosca i territori occupati in cambio dell'ingresso di Kiev nella NATO. E l'attuale consigliere del presidente, Podolyak, ammette difficoltà nella fase attuale della guerra.